Oggi abbiamo il piacere di intervistare Rodolfo Traversa, un attore, regista, scrittore e doppiatore. E quindi partirei subito dal rapporto importante che tu, Rodolfo, hai avuto con il direttore, uno dei direttori più importanti del doppiaggio e del cinema italiano, Mario Maldesi, perché con lui hai doppiato la trilogia di Guerre Stellari. Sì, io mi trasferì a Roma nel 72, perché sino allora avevo sempre lavorato a Milano. E quindi iniziai il mio rapporto con il doppiaggio e ebbi la fortuna di entrare in una cooperativa, la CVD, dove c'era appunto Mario Maldesi. E Mario Maldesi era il più importante direttore di doppiaggio italiano, perché veniva dalla scuola di Visconti e quindi aveva imparato tutte le finezze del mestiere. E allora si doppiavano soltanto film, ovviamente. E doppiare un film con Mario Maldesi equivaleva proprio a un'esperienza professionale completa e articolata come quella teatrale. Quindi lui era un regista proprio, e ovviamente i turni si facevano con una decina di anelli, tanto si lavorava bene. E mi ricordo proprio che la sua preoccupazione era questa, non di cercare subito il sync, che sarebbe la sincronia con i movimenti labiali del personaggio che stavamo doppiando, ma proprio il significato della battuta, il sottotesto della battuta. E quindi prima dovevamo trovare quello. Quando lo avevamo trovato, allora poi si cercava il sync, ma era l'ultima cosa importante. Quindi per me è stata veramente un'esperienza professionale di eccellenza, devo dire. Anche perché è un'esperienza nuova, in quanto avevi solo fatto teatro e qualcosa in televisione. Radio, televisione. Certo. Sì. E di Guerre Stellari? Guerre Stellari, ebbi la fortuna di vincere il provino per fare questo Robot d'Oro e riuscii a prevalere su una concorrenza agguerrita. Mi ricordo che anche Oreste Lionello fece il provino per questo Robot d'Oro. E quindi mi trovai a doppiare questa favola divertentissima, sospesa tra archeologia e avvenirismo, con un'ironia incredibile. E soprattutto questo personaggio era una sorta di maggiordomo sussiegoso e pavido, e il mio vantaggio è stato quello che non dovevo seguire il sync, non c'era movimento delle labbra, quindi io potevo inventarmi i ritmi, i tempi, le intonazioni che mi parevano ed ero libero di farlo. Anche perché Maldesi non teneva in debito conto il fatto che si pensasse solo al sincronismo labiale. No, assolutamente, quella era l'ultima cosa. L'ultima cosa per lui. Sì. Probabilmente perché veniva anche dalla scuola di Federico Fellini. Oh, soprattutto, certo, anche la scuola di Federico Fellini, perché poi Fellini si innamorava di un volto e gli faceva dire, si improvvisava a fargli dire delle battute, ma non c'erano le battute, non sapeva che cosa avrebbe detto, e quindi arrivavano lì dicendo dei numeri, e quindi i turni di doppiaggio con Fellini erano estenuanti, perché bisognava ricostruire in bocca a questi personaggi che dicevano numeri delle battute, ed erano doppiaggi che duravano mesi e mesi di tempo.
a tutto vantaggio vostro, perché lavoravate molto di più con un film italiano. Sì, no, io ebbi soltanto un'esperienza, prova d'orchestra, uno degli ultimi film di Fellini, io doppiai uno di questi orchestrali, così, insomma. Ma la retribuzione sui film italiani era maggiore rispetto ai film stranieri? Voi guadagnavate di più? No, non mi ricordo di questo. Io ho idea che almeno il 50% in più a turno per doppiare i film italiani. Non mi ricordo. Però allora, guarda, probabilmente io sono rimasto escluso da questo, perché io mi sono sempre rifiutato di doppiare attori improvvisati che svolgevano questo ruolo soltanto perché il regista si era innamorato di loro, e quindi io ho sempre ritenuto che chi ci metteva questa nel film doveva metterci anche questa. Io non ho mai doppiato attori italiani. No, attori, presunti attori italiani, no. E quindi sei sempre stato critico anche verso gli attori che si facevano doppiare? No, io sono sempre stato critico nei confronti dei registi cinematografici che non venivano a teatro e non sentivano il bisogno di adoperare per le loro opere la professionalità degli attori di teatro, che avrebbero sicuramente accorciato i tempi della produzione con le loro capacità. No? E ecco, il mondo del cinema è sempre stato escluso dal mondo del teatro, e attori bravissimi di teatro hanno sempre fatto pochissimo cinema, proprio per questo limite professionale dei registi di cinema. Ma anche i critici cinematografici avrebbero dovuto mettere in risalto che il cinema italiano era un cinema doppiato. Invece si sono guardati bene dal dirlo. No, sì. E secondo te per quale motivo? Ma non lo so, evidentemente il critico cinematografico è di fronte a un prodotto concluso e quindi lo esamina in quanto tale, senza dissezionarlo nelle varie fasi della sua lavorazione. Certo, poi, che ne so, ci sono dei casi anche clamorosi come quello di Accattone di Pasolini, no? In cui Sergio Citti è il protagonista. E chi l'ha doppiato? Sergio Citti? Paolo Ferrari. Paolo Ferrari, ecco. E cosa serviva allora tutta questa spontaneità? No? Che se poi la credibilità gliela dava un attore di teatro. Ma secondo te Roma Città Aperta è stato doppiato o no? Sì, è stato doppiato, perché allora le riprese audio non erano in presa diretta. Sì, la presa diretta non esisteva. Non esisteva, ma l'evoluzione tecnica non consentiva di adoperarla, no? Bisognava poi ricostruirla in studio di doppiaggio. Certo. Senti, abbiamo ricordato Maldesi, adesso c'è un film particolare che ti ha permesso di interagire, lavorare al doppiaggio con Giancarlo Giannini. Il titolo è Quel pomeriggio di un giorno da cani. Che ti ricordi di questo film? Mi ricordo che, gli anni sono passati, non ho proprio dei ricordi così precisi. Tu eri la voce di John Casale, sì, Casale. Uno dei rapinatori che si erano poi chiusi dentro questa sede della banca, tenendo in ostaggio tutti gli impiegati. Guarda, se non ricordo male, Giannini venne e fece una colonna separata. Ah, ecco. E quindi non ci incontrammo durante il corso della lavorazione del doppiaggio. E poi
Sì, penso che lui fosse la prima volta che faceva doppiaggio, se non ricordo male. E poi invece Maldesi lo impiegò parecchie volte. Per esempio in Shining lui doppiò Jack Nicholson. Insomma, tu hai avuto modo di lavorare con l'allora moglie di Giancarlo Giannini. Sì, Livia Giampanno, sì. Che ricordi hai di Livia, che in qualche modo è scomparsa poi, non ha più lavorato nel mondo del doppiaggio? Beh, lei... Come dirti? Ciascuno di noi ha un'esperienza professionale che si svolge come una parabola. E quando sentiamo che la parabola è discendente per motivi magari anche dolorosi come quelli che hanno coinvolto la tua esperienza di Livia e Giancarlo, che hanno avuto un figlio morto giovane e che indubbiamente ha lasciato un segno. Io non pensavo che fosse, ma anche tu, credo, a un certo punto della tua esperienza artistica hai subito degli ostracismi. Ho subito una... Ho affrontato un'esperienza spiacevolissima all'interno della mia cooperativa di doppiaggio, una causa di lavoro che provocò un'espulsione, mi espulsero per delle divergenze all'interno. Io facevo parte del consiglio d'amministrazione. Ma tu eri anche sindacalista della... Sì, sono stato anche rappresentante sindacale della nostra categoria nel comitato direttivo del sindacato attori italiani, quindi evidentemente non consentivo che all'interno di questa cooperativa si violassero lo statuto, si violasse il regolamento interno. E allora è per questo che a un certo punto tu sei scomparso dal doppiaggio. Beh, sì, perché le conseguenze furono poi queste, no? Quando tutti seppero che io avevo fatto causa alla mia cooperativa, le altre cooperative non mi chiamarono a lavorare. Ah, e lavorai soltanto con dei piccoli imprenditori per fare delle cose, non dico minime, ma insomma... Vabbè, allora torniamo ai momenti belli della tua carriera. Sì. E uno di questi momenti è sicuramente il doppiaggio di Barry Lyndon. Barry Lyndon, sì. E ci puoi dire qualcosa? Dunque, Barry Lyndon è questo film famoso di Stanley Kubrick. E Kubrick era un regista maniacale. Pensate che noi dovevamo mandare i provini fatti per i protagonisti di Barry Lyndon a Londra ed era lui a sceglierli, non era Maldesi come direttore di doppiaggio. Lui non era in grado neanche di esercitare una preferenza, perché era Kubrick che sceglieva. E quindi noi abbiamo avuto un'enorme soddisfazione, perché al termine del nostro doppiaggio mandammo ovviamente la colonna sonora a Kubrick, lui la ascoltò e scrisse una lettera alla nostra cooperativa e soprattutto a Mario Maldesi, dicendogli che il doppiaggio fatto in lingua italiana era migliore di quello fatto in inglese da lui stesso. Bello. È una testimonianza che tu hai visto o hai la copia? No. È un documento che... Ce lo disse Maldesi, sì. Io penso che ci sia ancora questa lettera. Ecco.
esistente come patrimonio, sì. Di, no? Di professionale. Un'altra grande direttrice che lavorava in CVD in quel periodo ed era uscita dalla SAS qualche anno prima, era Fede Arnaud, con la quale tu hai fatto Pretty Baby. Pretty Baby. Ecco, Fede Arnaud era un'altra direttrice che lavorava come Mario Maldesi e quindi lavorare con lei era un'esperienza professionale molto impegnativa e molto soddisfacente. E questo film, Pretty Baby di Louis Malle, è stato un'altra circostanza professionale di grande soddisfazione, non tanto perché io vinsi il provino per doppiare Kit Carradine, che era il protagonista, ma perché questo film, come altri film molto importanti, prima di cominciare il doppiaggio del film, i doppiatori che avevano vinto il provino per fare i ruoli principali andavano in sala di doppiaggio e si vedevano tutto il film in lingua originale per capire veramente che cos'era questo film. Perché poi il doppiaggio, ecco, è un po' come quando si gira il film, no? Magari si comincia a metà, poi si va alla fine, poi si va al principio, non c'è proprio uno sviluppo dall'inizio alla fine, no? E allora bisognava avere presente qual era proprio lo svolgimento del film. E quando andammo a vedere questo film in lingua originale, rimanemmo tutti, uscimmo molto turbati da questa visione, perché Louis Malle era come se ci avesse preso per mano e ci avesse condotto nel labirinto della nostra psiche, della nostra mente, in tutto il rimosso che noi avevamo nei confronti del sesso. E quindi gli uomini erano messi di fronte al fatto che dovevano ammettere di aver desiderato per tutta la vita di andare a letto con un adolescente, e anche le donne erano molto turbate, perché poi insomma il film era poi l'iniziazione di un adolescente che viveva con la madre in un bordello e quindi diventava anche lei prostituta, stuprata da un cliente, insomma, no? Ed era questo. E qual è stata la soddisfazione? È stata che al termine del doppiaggio venne Louis Malle di passaggio a Roma a vedere com'era l'esito del doppiaggio in lingua italiana. Quindi ci riunimmo tutti in una sala di doppiaggio, Louis Malle venne fatto sedere al centro di questa sala, noi tutti dietro seduti, insomma, e allineati. E al termine della proiezione si accendono le luci e vediamo Louis Malle assorto che fa così. Un cenno di disapprovazione, no? E dice, oddio, non gli è piaciuto il lavoro che abbiamo fatto, ma come, non ci abbiamo messo tanta cura nel farlo. Eravamo veramente costernati. Poi Louis Malle si alza, viene verso di noi e dice, vous italien, vous êtes formidable, vous avez une vérité extraordinaire, insomma ci colma di complimenti inaspettatamente e questo, certo, ci rallegro molto, sì. Senti, adesso parliamo del ridoppiaggio di Via col vento. Sì. A chi è venuta l'idea di toccare un capolavoro assoluto anche dal punto di vista del doppiaggio, perché sì, quello del 49 diretto da Franco Schirato era entrato nella mente, nella memoria, no, di tutti, è diventato un culto. E quindi sì,
Com'è andata questa storia? Ma era andata, se non ricordo male... Tu eri la voce di Leslie Howard. Leslie Howard, sì. Howard. Per cui è importante la tua testimonianza. Abbiamo raccolto la testimonianza anche della Ada Maria Serra Zanetti e dello stesso Maldesi. Però ecco, volevo sentire un po' un'altra voce. Credo che, se non ricordo male, a distanza di anni forse erano decaduti dei diritti, ma non vorrei sbagliare. In ogni caso, quella fu una copia restaurata. Proprio fecero un bellissimo lavoro di restauro. E in più, erano state fatte delle censure di linguaggio. Il linguaggio di questo film in originale era molto crudo, anche osè in determinate volte, in certe battute. Per esempio, me ne ricordo una: Rossella dice alla sorella di Ashley, nel vecchio doppiaggio, tu per trovare un uomo saresti disposta anche a fare carte false. E vabbè. E invece la battuta era: tu per trovare un uomo saresti anche in grado di andare in giro senza mutande. E quindi avevamo. Era molto più volgare l'originale. Molto più volgare l'originale, sì. E quindi l'adattamento era rispettoso nei confronti del copione originale del film. Non soltanto, ma ecco, lì i negri non parlavano più i padroni, parlavano tranquillamente come i bianchi. E ci fu un bellissimo risalto di questo personaggio della Mamie, che accudiva Rossella, questa attrice nera, doppiata in un modo straordinario da Anita Laurenzi. E quindi noi facemmo un'opera di restauro anche, come dirti, artistica, anche professionale. Solo che incontrammo poi le resistenze di tutti i fan che, avendo considerato questo film come un cult, non accettavano assolutamente che potesse essere... Che il nostro lavoro cancellasse il lavoro precedente, e invece poi noi, nello svolgimento della nostra professione, avevamo ascoltato anche parte del doppiaggio originale e trovavamo veramente che Cigoli tromboneggiasse nel doppiare Clark Gable, ma Luigi, poi, Luigi Vannucchi lo so, poi ci fu appunto ci fu disapprovazione anche per parte per la scelta del lavoro che noi facemmo. Sì, no, io non voglio entrare in questo merito. Vabbè, ma Vannucchi ci stonava sul personaggio. Sì, Vannucchi forse non aveva adoperato l'ironia necessaria, necessaria che portava a questo personaggio. Sì, questo sì. Invece puoi dire qualcosa tra la Lilia Simoneschi e la Ada Maria Serra Zanetti? Ada Serra Zanetti fece invece una prestazione mirabile che non faceva minimamente rimpiangere la Simoneschi, a mio avviso. E anche a mio avviso, devo dire. Sì. E il contesto, tutti gli altri, le altre voci, anche la tua rispetto a Sandro Ruffini? Guarda, io ovviamente non voglio esprimere pareri sulla mia prestazione professionale, però Sandro Ruffini mi pareva che fosse una voce anziana rispetto all'età del personaggio e che non lo servisse così bene.
lo intristiva, lo immalinconiva, lo rendeva forse più, già più sconfitto di quanto lui poi non sia stato dopo, al termine della guerra civile, insomma, no? Questo è un personaggio perdente, no? Nel cose, ecco. E vabbè, insomma, poi saranno gli altri a giudicare. Sì, però allora facciamo io, no? Thomas Mitchell, prima doppiato da Mario Besesti, sì. Dopo ora non ricordo chi ha doppiato nel ridoppiaggio, però Mario Besesti è stato un grande, non so. Sì, 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 non se vuoi, poi i confronti, personaggio. Io credo che solo nei negri, guarda, solo nella parlata dei negri, c'è stata una forzatura da parte di Leonardis, credo che fosse il, ma neanche del direttore, schierato. Ecco, solo lì posso essere d'accordo. Vabbè, tu ti schieri con ma, i fan, ah beh, certo, no, del vecchio doppiaggio. È un fatto anagrafico. Ecco, io difendo un po' invece. I giovani sono per il ridoppiaggio, anche se è sparito il ridoppiaggio. Bisognerebbe chiedersi perché è sparito. Sì, è vero. Tiene... No, guarda, ti dirò che all'inizio, rimesso nel mercato, fu una buona operazione commerciale, perché tantissimi giovani andarono a vedere questo film che non conoscevano. Quindi non fu fallimentare sotto questo punto di vista. Però a distanza di tempo l'antico doppiaggio ha prevalso sul nuovo, e quindi questo nuovo è scomparso. Bene, comunque hai definito Emilio Cigoli un trombone. Questo devo dire che è la prima volta che qualcuno si spinge a tanto. Sì, no, non soltanto in quella circostanza lì. Ah, quindi lo ritieni proprio un trombone? Sì, sì. Io dico che lui era uno che tromboneggiava spesso e volentieri. Poi non voglio togliere i suoi meriti. Per carità, sì. Senti, hai parlato della negra, dell'attrice, ma anche tu hai avuto un'esperienza che richiama in qualche modo l'essere negri, perché tu hai doppiato in Radici? Sì. Era questo il... Radici, sì. Radici? Sì, sì. Hai doppiato qualche negro? Sì. E che cosa è accaduto a un certo punto della tua carriera come attore teatrale? Stavi recitando in Il Mercante di Venezia. Che ti è capitato? Ma intanto, ecco... Intanto ricordiamo Il Mercante di Venezia. Sì, no, ti dico soltanto questo, che per me doppiare un nero o un giallo o un arancione è proprio la stessa cosa. Vabbè, certo. No, quindi non ha fatto nessuna differenza. E fu una bella esperienza quella del Mercante di Venezia, fu una tournée estiva nel 1985 con un cast un po' raccogliticcio, perché... cast raccogliticcio, ma... No, per carità, no, io dicevo nel senso anche nei ruoli minori. Poi invece c'era un cast di prim'ordine, perché Mario Carotenuto faceva Shylock, e poi c'era Massimo da Porto che faceva Bassanio, io che facevo Antonio, e Paola Tedesco che faceva Porzia. Quindi, no, devo dire, la partenza soprattutto per quel che riguarda Mario Carotenuto, che sembrava un ruolo scritto per lui, e lui lo interpretava in un modo mirabile. E fu una tournée molto faticosa, perché era un'estate molto calda, e ricordo questi due episodi successi nel sud Italia. Capitammo una volta a recitare in un paesino e trovammo accoglienza in un villaggio turistico che era diretto da una donna,
che seguiva con molta attenzione un serial della Rai che era Quando si ama. Ah, non Radici, ecco, io mi sono sbagliato. Ama, ah. Quando si ama. Anche Radici credo di aver doppiato qualche nero. Ah, cioè. Ecco. Ma ruoli marginali, non cosa. E quando seppe poi che appunto io avevo partecipato al doppiaggio di questo serial impersonando, doppiando un personaggio di un avvocato nero, e allora lei fu meravigliatissima e mi disse, dopo una riflessione mi disse: ah, ma come? Allora lei per doppiare questo personaggio la truccano ogni volta da negro. No signora, io dopo soltanto la Pensa. Voce, non è necessario che mi trucchino da negro. E suo marito poi allora mi fece altre domande, si interessò, era stato anche preside di una scuola. E a un certo punto mi disse, in seguito di questa mia dichiarazione di essere doppiatore e quindi di donare la mia voce agli altri, mi disse: no, un momento, mi faccia capire, ma lei quando replicate questo Shakespeare, allora lei sta in quinta e l'attore che lei doppia va in scena, apre la bocca e lei dice la battuta in quinta? Incredibile, non avevo capito nulla. No, non entro proprio io in scena, dico proprio io la battuta. Lui rimase un po' sconcertato di questo fatto. No, sconcertati rimaniamo noi a sentire questi aneddoti. Senti, tutto molto interessante, ma adesso vorrei parlare del tuo lavoro, che mi sembra Scampoli, ti ringrazio di avermi inviato questo tuo lavoro di epigrammi e aforismi. Allora sì. Ti chiederei per il nostro sito, Il mondo dei doppiatori, l'enciclopedia del doppiaggio, di scegliere qualche epigramma o aforismo e leggerli al nostro pubblico. Lo faccio molto volentieri. Questo libro nasce, non è il primo libro che scrivo, ma questo non ha importanza. Questo è nato proprio dal desiderio di lasciare un ricordo di me a tutti gli amici. Con i quali soprattutto ho condiviso anni di professione teatrale. E quindi c'è questo distico iniziale che spiega un po' che cos'è questo libro. Il distico dice: gli Scampoli in questione sono anocoluti di transizione, sparsi attributi di desistenza, circostanziali trucioli di esistenza. Trucioli di esistenza, cioè come dire, pietruzzi e miliari del mio percorso esistenziale e professionale che ho raccolto nel tempo e poi a un certo punto ho riunito in un libro. E quindi sono scampoli d'egotismo, scampoli teatrali, scampoli televisivi, scampoli sociali. Un po', è qualcosa dedicato al doppiaggio? È qualcosa dedicato al doppiaggio, è questo. E a un certo punto mia moglie andò a lavorare fuori Roma e per un certo periodo io rimasi solo. E allora le scrissi questo bigliettino nel quale le dicevo: ebbene, lo confesso, mi sento in avaria. Abbandonato a me stesso, sono in triste compagnia. È un'amara ironia trovarsi in questo stato, fare il doppiatore e sentirsi dimezzato.
E poi quest'altra, che è una riflessione invece più specifica sul mondo del doppiaggio, nella quale dico: il traguardo di un doppiatore alla moda è comparire nei titoli di coda. Ecco, poi ci sono gli epigrammi più specificatamente teatrali, che sono quelli che in fondo sono più attinenti a questa intervista. Non sono tutti epigrammi, ci sono anche aforismi, nei quali mi chiedo appunto: se non avessi fatto l'attore, quale altro mestiere sarei stato in grado di esercitare? Portatore d'acqua in Sudafrica nelle stagioni delle piogge, rappresentante di surgelati in Groenlandia, rappresentante di termosifoni nel Sahara, venditore di museruole per topi, vuotacessi al Circo Togni, trattamento au pair, pasti con le belve e carrozzone con i nani. E invece, per fortuna, ho fatto l'attore e sono rimasto salvato da queste altre ipotesi. E queste sono considerazioni sul mestiere dell'attore, nelle quali dico: fare l'attore è un mestiere profittevole, unisce l'inutile al dilettevole. Il teatro ha svolto una valida funzione, è sempre stato la mia ancora di perdizione. E veniamo a quest'altro. Illusioni, allegrie, speranze, disincanti, tutto si è consumato in cene e ristoranti. Spostamenti, fatiche, vicissitudini, usberghi, si è consumato tutto in camere d'alberghi. Poi, quando sono andato in pensione, dopo anni e anni di transumanza teatrale, sono diventato esistenziale. E questo è una raccomandazione che io lascio ai giovani che intraprendono la professione dell'attore. E con questo saluta il nostro pubblico. Sì. Impara la parte e mettila ad arte. E ancora l'ultimissima: qual è il valore che ho espresso? Essere un attore di grande insuccesso. Ah, bellissimo. Grazie, saluto tutti. Grazie a te, Rodolfo. Grazie a voi che mi avete offerto questa opportunità di Amarcord.